Ciao bambini, passiamo adesso allo svolgimento di pagina 6 del libro Viola. Abbiamo visto che cosa sono gli insiemi. Gli insiemi sono gruppi di oggetti, di cose, di elementi, di persone e personaggi che hanno caratteristiche comuni, che si assomigliano, che fanno parte della stessa famiglia. Guardiamo bene tutta quanta l'immagine che vediamo a pagina 6. Che vi accorgete? Sono tutti giocattoli, parecchi di voi possiedono questi giochi. Tutto quindi, tutta la paginetta quindi rappresenta l'insieme dei giocattoli. In questa paginetta però possiamo trovare dei sottoinsiemi, cioè degli insiemi più piccoli fatti da oggetti che fanno parte della stessa famiglia. Ad esempio, guardate, qui c'è una macchinina, qui c'è un'altra macchinina, un'altra macchinina, un'altra macchinina. Queste quattro macchinine potrebbero formare l'insieme delle macchinine. Qui ci sono due libri, qui si potrebbe formare l'insieme dei libri. Andiamo a leggere adesso la consegna. Infatti, la consegna ci dice: nel grande insieme dei giocattoli, trova e cerchia nei rispettivi colori i sottinsiemi fatti di macchinine, bambole, biglie, libri e trottole. L'insieme delle macchinine le dobbiamo cerchiare di verde, le bambole di viola, di rosa, le biglie, l'insieme delle biglie di rosso, l'insieme dei libri di blu, l'insieme delle trottole di arancione. Allora, andiamo a trovare l'insieme delle macchinine. L'abbiamo già visto prima. Vado a fare una cerchiatura con il verde. L'insieme delle bambole? Eccolo, l'ho trovato. Vado a fare una cerchiatura con il rosa. L'insieme delle biglie? Eccolo, eccolo, l'avevamo visto prima. Lo vado a cerchiare di rosso. L'insieme dei libri? Lo vado a cerchiare di blu, l'insieme delle trottole, infine lo vado a cerchiare di arancione. Abbiamo trovato quindi tutti gli insiemi che ci richiedeva il libro.